a me. Una tu cor ma volesse a te. E intanto passo tempo inutilmente e non mi dice niente, ma perché? Ma tu non puoi capire, troppo tempo ci metti, ma posso dire quale chiusa aspetta. Mi incuriosisce, diciamo, c'è un'attenzione alla nostalgia, no? Che è la nostalgia che percorre la vita, ecco. E penso che quando si diventi così vecchi, la nostalgia sia una compagna indissolubile, secondo me sì. Indissolubile. Però in questa nostalgia c'è un... che tipo di comunicazione c'è stata fra di voi? Allora, ne parlavamo molto, sì, parlavamo molto. E una cosa che voglio dire, in questo libro si parla di lei, lei non racconta, io sono presente in metà di questo libro, però in realtà io non esisto. Non appare. Perché questa è una delle cose che io ho notato. Lei e le persone intorno a sé, levate quelle direttamente legate a lei, le ha eliminate per non raccontare i fatti, l'ha raccontato di se stessa. È una donna molto discreta, con un grande senso non morale, perché non era una moralista, ma etico. Ed era una donna, a parte molto capace, molto anche tenace, io penso, in fondo, però era una donna molto disinteressata. Lei non ha mai, lo dice proprio, lei non le interessava essere famosa, essere conosciuta, non gliene poteva fregare di meno. Sì, è chiaro, avrà avuto piacere quando le hanno fatto i complimenti, si è sentito di svenire quando ha detto Croce, le ha detto l'artista è sempre scondendo perché l'artista sono io. Certamente, ma questo penso che sia per tutti. Wow. Però lei non è che questo fatto della poesia era per lei una cosa per il successo, per essere nota, per stare in 13 da qualche parte, assolutamente no. Per lei la poesia era un fatto suo interiore, era la sua ragione di vita. Lei ha superato una vita orribile, secondo me, con incontri pessimi, grazie alla poesia, che significa che aveva una ricchezza, secondo me lei lo dice in tutto il libro, lei aveva una ricchezza enorme. Ed era una donna molto affettuosa, con me per esempio è stata molto affettuosa, mi è stata vicino il più che ha potuto. E non sempre ha potuto, perché ci sono circostanze complicatissime. Però mi è stata molto vicina e io le sono stata vicina. Le dico una cosa, lei è morta a 92 anni, io avevo due bambini piccoli, 2 anni e mezzo, no, cioè, 4 anni e 2 anni, insomma, questa era una realtà. I bambini, quando i vecchi, soprattutto a quell'età, non sono sempre gradevoli da guardare, da vedere, non è che uno proprio ha voglia di baciarsi, di abbracciarsi. Figuriamoci dei bambini così piccoli. Quando loro andavamo da nonna a mamma, perché si chiamava così, la chiamavano così, loro impazzivano e appena entravano le buttavano le braccia al collo, perché erano donne ed era piacevole, perché una donna è mai stata vanitosa, per esempio, ma che si curava, era gradevole da vedere, trattare. Questo penso che sia una forma di rispetto per se stessi, ma anche per gli altri. L'essere gradevole anche se hai 90 anni, e hai la testa per capirlo, ovviamente, se non ce l'hai la testa è un altro discorso. È stata una donna molto affettuosa, molto infelice, molto tormentata e si è salvata, secondo me, lei si è salvata perché scriveva poesie. Poi posso chiedere un'ultima domanda. Posso chiedere questa matrice, diciamo, ebraica e poi questo passaggio? Ma questo è dovuto anche che molto a Benedetto Croce, perché sia la sorella che lei sono state spinte molto da Benedetto Croce, anche se Gina, non lo so zia Gina perché l'ha fatto. So perché l'ha fatto mia nonna l'ha fatto perché aveva, che la sua famiglia di origine non era di quelle molto
non seguiva moltissimo, eccetera, quindi loro non sono state educate in modo sotto questo punto di vista. E lei ha avuto molti dubbi, come tutte le persone di una certa intelligenza, ti fai domande, ti fai cose, e ha trovato che la religione cristiana le desse più risposte, l'accogliesse di più. Lei fa un paragone, sì, lei l'accogliesse. Poi ci stava Benedetto Croce, diceva: siete una de rassegnée, dovete convertirvi, lei si è convertita. Però alla fine c'è una poesia stupenda che, come si chiama? No? Gente della mia stirpe, che è stupenda, secondo me, è una cosa splendida. Gente della mia stirpe, pertinace, tu che attraversi secoli e millenni stretti al petto i tuoi simboli e i tuoi libri, la tua leggenda antica non è scritta sulla sabbia, che destino insondabile ti ha fatto superare le leggi della storia? Io fui come il puledro, libero, nato nella prateria ed ebbi il vento nella criniera e salsedine e resine alle froge e galoppai per tutte le province del mondo ed assaggiai tutti i foraggi, cavallo brado senza morso o frena, e hanno tutti il medesimo sapore, anche se mi piaceva scorazzare nell'universo che non ha frontiere. Rivoglio la mia greppia, la mia biada e l'acqua pura della fonte antica e la lettiera del vero riposo. Sotto quel segno, quando sarò morta, voglio il mio nome. Sono tornata, apritemi la porta. È molto bella questa poesia, anche perché, sì, è vero, lei si convertì un po' perché il contesto nel quale viveva, operava, eccetera, in un contesto cattolico, si era sempre sentita, un po' sola, ma praticamente poi lei rimane sempre strettamente e fortemente legata alla religione dei suoi avi e delle sue origini, praticamente all'educazione familiare. Devo dire che il giorno 22 gennaio, e lo dico adesso, mi farebbe piacere che appunto qualcuno venisse, ci sarà la presentazione di questo libro alla comunità ebraica a Cappella Vecchia, proprio nella sinagoga. Ecco, Susanna Sglavas ha organizzato questa presentazione proprio perché lei, appunto, questa Maria Granati, un personaggio molto importante nell'ambiente ebraico, si è convertita, ma non importa, cioè lei ne parla in questo libro, lei ha avuto questo passaggio dalla religione degli avi a questa religione di Gesù, perché per lei la religione ebraica è la vecchia quercia, solida, antica, e il vischio gentile che spunta dalla vecchia quercia è la religione cattolica. Quindi per lei Cristo, come ha detto Adriana, è un poeta, è uno che ha portato un messaggio poetico al mondo, un messaggio gentile. Ma certamente lei non era una fanatica di nessun tipo di credo, accoglieva con grande apertura di spirito e di sensibilità la nuova religione senza rinnegare l'antico. Ecco, questa è stata tutto sommato la sua conversione. Anche perché forse chi ha questa matrice non è che può assolutamente... Secondo me mai. Mai. No, certo. Ma poi proveniva da una famiglia anche importante nell'ambito della comunità ebraica, perché il bisnonno Lelio della Torre di Cuneo, il trisnonno, era stato un uomo di grandissima cultura ebraica, aveva tradotto la Bibbia dal ebraico all'italiano, insomma era un teologo molto celebre e importante. A Cuneo c'è una strada e c'è anche una fondazione. C'era, l'hanno chiusa pochi anni fa, c'è stata per decenni, è una fondazione sua. Perché questo si ricollega sempre a questi strani personaggi, e penso a Simone Veil, che per una vita ha cercato di aspirare al cristianesimo, e poi tutti ci dicono, ma anche i maggiori studiosi, che non è detto che sia stata battezzata prima di morire. Quindi c'è chi naturalmente conserva nella propria vita la radice di una grossa... Poi lei si diceva, ma scusate, ma Cristo non era ebreo. Infatti. Ma lei dice, quando mi hanno battezzato e mi hanno l'acqua che doveva purificarmi, una cosa, ma
La cosa strana è che tutte e tre le sorelle, le due gemelle, vabbè, l'influenza di Croce, la mia vera nonna Bianca, che non era così intellettuale, era il suo diploma, ha insegnato pure lei, ma era, diciamo, era bellissima, mentre le due sorelle erano meno belle, era la bella, però la meno corta, la meno intelligente. Pure lei si è convertita senza avere l'influenza di... Evidentemente si sentivano, vivendo in un ambiente, perché poi a Napoli la comunità ebraica non è molto folta, no, neanche allora doveva essere, ed era abbastanza chiusa. Quindi loro evidentemente neanche come ebrei sono molto ben inseriti, quindi sono vissuti più dalla parte dei cattolici, quindi stavano con... Queste sono le due gemelle, lo ripeto, questa era la sorella bella, come dice Marisa. Ma poi ragazzi, la sorella era molto bella. Madre può capire.